noi siamo in crisi. Non c'è stato l'intervistatore, cioè non c'è andato nemmeno l'intervistatore, quindi ci dobbiamo fare l'intervista da solo, allora, perché ormai siamo tutti autodidatti. Allora, diciamo, io perché sono qui? Io sono qui, certe volte io mi domando, ma io perché sono qui? Ecco, perché? Perché non so neanche rispondermi. Io sinceramente vengo con molto piacere, perché amo il cinema, amo il mio lavoro, amo il lavoro dell'attore e ho molto rispetto per quelli che hanno cacciato dei soldi per fare questo film. Quindi verrei anche se fosse sicuro di avere un solo spettatore, non è il caso nostro, perché la sala è strapiena, è stracolma e noi siamo contenti che il film piace tantissimo. Lui è l'autore e uno dei tre protagonisti. Prego, io sono una virgola dello spettacolo. Scusi, una virgola molto importante. No, mi voglio fare una domanda io, così mi faccio una domanda. Perché hai fatto questo film, Mario? Ho fatto questo film perché, a parte il fatto che ho saputo che partecipavano degli attori di prestigio e quindi mi faceva piacere lavorare con loro. In particolare mi riferisco a Giacomo Rizzo, appunto, non a te, non a te. Per quanto poi, l'avendo letto questo copione, mi è sembrato che era il momento giusto per ridere di questi camorristi. Ridendo vogliamo anche sminuirli un po' in questo potere che esercita. Non vogliamo celebrarli. Di una risata si può morire, si diceva, no? Noi cerchiamo di ucciderli così, facendo ridere il pubblico che vede questo Sodoma. Andatela a vedere, ve lo consiglio. Non è un attacco violento, ma è un invito a sorridere, perché la violenza non si combatte con la violenza. C'è paura dei camorristi? No, volesse fare coccato film. Diciamo. Quindi è un invito sicuramente a sorridere delle proprie paure, perché uno se riesce a sorridere delle paure magari riesce anche in qualche modo a superarle. Tu che dici? Bisogna superarle queste paure venendo al cinema e non avendo paura, perché Sodoma vi assicuro che vi farà ridere. Noi ci siamo divertiti tanto, il produttore si è divertito prima di noi, perché ha messo, ecco, proprio la mano in tasca e ha detto vagliù, c'ho tutto questo. Quando ha messo la mano in tasca si veglia niente, proprio, della verità. Ecco, e quindi il merito è tutto suo, cioè Marzio ha avuto il coraggio più di tutti, ecco. No, grazie, per carità, infatti sto ancora piangendo, però no, insomma, al di là di tutto, questa non è che vuole essere chissà un film di denuncia o cosa. Io ho prodotto un film molto comico che ha vinto a New York il primo premio all'International Film Festival come miglior film comico, e il mio scopo era quello di dimostrare di poter fare a Napoli, in Campania, un prodotto completo non è per nulla inferiore a tutti i prodotti che si fanno comunque a Roma, a Milano, ad altre città dove si girano dei film, e aver avuto la collaborazione di tantissimi attori, colleghi, perché io nasco come attore, qualcuno magari lo sa, che sono venuti a fare questi cammei, queste parti, in una maniera splendida, con un grande senso di professionalità e di passione e di bene nei confronti miei e dell'operazione in generale che abbiamo fatto. Questo film è un film comico per tutta la famiglia e io stimolo, diciamo, i genitori a portare a vedere ai ragazzi questo film dove sarà in programmazione. Sodoma, l'altra faccia di Gomorra. La chiusura lasciamo a Ettore. Ettore, per cortesia. Allora, io in chiusura saluto e voglio invitare non solo a portare i bambini, ma soprattutto donne single, perché io sono single, quindi possibilmente Sodoma. Dai 30 Sodoma, l'altra faccia di Gomorra. Grazie, ciao. Voglio approfittare ciao, della mia vita. Non sta bene, poverino.